E là, eccomi, scusate per il ritardo. Oh, rieccomi e sono di nuovo con la webcam, quella buona. Allora, come va? Come va? Allora, buongiorno Mattia. Allora, premessa, vado a fare un attimo un caffè e arrivo. Sono dovuto un attimo scendere, mo sarò fra poco da voi. Oggi facciamo Fall Guys, guardate cosa c'è là dietro. Oggi ci sarà pure di sapere farci compagnia. Spero di non morire di caldo, ho acceso l'aria condizionata. Di là per forza, datemi solo un secondo che arrivo subito. Mi muto al volo, a fra poco. Rieccomi, scusatemi. Eccomi qua. Allora, eccoci. Oggi live mattutina. Oggi una live mattutina, ragazze. Oddio, che cosa mi hai scritto? Così. Il caffè così lungo come te lo fai? No, assolutamente. Io lo faccio con la macchinetta. Praticamente è tutto caffè questo. Tutto caffè. Lo stop. C'è un po' di acqua che sarebbe così, però questo è quasi tutto caffè. Io allora io uso il caffè. Io uso il caffè normale, anzi, questo è tutto. Questo è proprio napoletano. Cosa succede? Essendo che la macchinetta funziona a cialde, ogni cialda ti occupa almeno 3-4 tazze di caffè. Io lo faccio direttamente tutto in un colpo solo. Questo equivalgono a 4 tazze di caffè sani sani. Mi faccio il caffè lungo praticamente. Sì, faccio il caffè lungo. Però attenzione: il caffè lungo, però, rispetto a quella americano, quello è molto acqua. C'è molto, 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 molta acqua. Invece, infatti, è uno schifo. Invece, da me è puramente caffeina. Forse se ci fosse stato un po' di acqua, era più chiaro. Vedete? Sarebbe stato più chiaro. E invece, non lo è. Quindi io mi bevo il caffè, cioè questo mi basta tutta la mattina sbarra pomeriggio. Ecco. No, 100%, facciamo un 90% caffè, dai. Siamo onesti, siamo onesti. Intanto, finalmente, dopo un sacco, la webcam, non so io che cosa, oggi non aveva voglia di lavorare ieri la webcam, ma si è preso un giorno di ferie. Quindi va bene così, ora funziona sta webcam. In tutto ciò, date il benvenuto.
qua al serpente, eccolo qua. È inutile da dire che mi metterò ogni tanto il serpente così mentre giochiamo, giusto ogni tanto, però adesso no. Con calma, tu rimani un attimo qua. Perché per il momento fa caldo, quindi ora mi bevo il caffè perché è caldo. Se ca onestamente ci tengo al serpente e non voglio che si buchi. Tanto lascia, tanto sta là e lo userò ogni tanto. Bene, detto questo, tanto ci sono pure le news della domenica, oggi pomeriggio, quindi la voglio fare. E niente, partiamo con Fall Guys oggi, ragazzi, Fall Guys. Ci facciamo una bella partita Fall Guys. Ci voleva, ragazzi, ci vuole un po'. Intanto vedo cose qui, però al diavolo. Benissimo. Intanto, mentre che partiamo, fa sempre caldo, Mattia. Fa caldo a prescindere, ma giusto per tenerlo ogni tanto, per far che siamo a tema estate. Giusto perché essendo colorato qua e cose varie, ci gioco un po' sopra. Però il caffè ci vuole sempre la mattina. Ah, e ovviamente sono due cose di zucchero qui dentro. Uno dice, ma sei pazzo? Due cose di zucchero. Amaro non me lo bevo. Amaro non me lo bevo. In tutto ciò, pammete, eccoci qua. Anzi, considera che ho acceso le aree condizionate, quindi l'aria viene per fortuna. È per questo che ho fatto la mattinata, perché se lo faccio pomeriggio fa ancora più caldo. Quindi ho detto faccio una live stamattina, mi tocco pensiero. Così sono più tranquillo. Ieri con i ragazzi abbiamo giocato a Worms. Infatti dovevo fare la live ieri sera, ma non è stato possibile perché ho avuto ospiti che sono arrivati alle 10-11 di sera. Praticamente sarei dovuto scappare mentre facevamo la live, quindi ho detto registro. Infatti una buona parte di registrazioni sono palesemente assente, perché sono arrivati gli ospiti e sono dovuto scendere. No, io proprio i sapori forti li odio. Ironia della sorte, sono in Calabria, la buona parte dei cibi sono puramente piccanti, io non li mangio perché il piccante non mi piace. No, ma io i sapori caldi, ragazzi, i sapori forti li odio, non c'è niente da fare. Mi trovo nel posto peggiore che io potessi mai stare e viverci. Perché odio il caldo. E sono forse in Calabria nel posto più caldo che ci sia. Adoro la neve. E qui in Calabria non c'è la neve. Ci sta il sole, estate, mare e quindi l'esaurimento. E poi adoro i sapori delicati. In Calabria i sapori più forti possibili e immaginabili. Che bello. Ho scelto il posto perfetto per me, guarda. Oh, ecco qua. L'audio si sente da una bellezza, però credo che converrebbe abbassare un pochettino, vi pare? Ecco qui. Eccoci qua. Allora, lasciamo i personaggi per come sono, perché mi sembra che è rimasta. Ah, giusto. Vabbè, non mi interessa. Lei rimane tale e quale. Cammy di Street Fighters versione con il gonfiabile qua. Allora, situazione. Cosa c'è qua? Oddio. Carino, ma no. Quasi quasi. Ci penserò su. Ok. No. Oddio, no. Oddio, cos'è questo? No. Allora, io voglio il tiranno. Io voglio di nuovo i Raptor. Sì, voglio assolutamente i Raptor spaziali. Quando usciranno? Allora, vediamo situazioni. Tra 2 ore scadono. Tipo già di gio. Ah, prova sfida di bombole. Quindi. Ah, spettacolo settimanale. Uè, Antonio! Ciao, Antonio! La firma di Delta. Guarda, io mi prendo un bel caffè caldo in tutto ciò. Intanto è ritornato la webcam quella buona. Ah, proprio Gianto, guarda qua che cosa c'è qui dietro. Giusto per far vedere. Tanto dopo lo devo indossare ogni tanto mentre gioco. Tanto siamo a tema estate. Quindi che faccio? Non lo metto?
Però per il momento giochiamo. Cioè, stesso il mio personaggio tiene, di Kami di Street Fighter tiene la ciambella. Io non l'ho preso proprio. Questo è il mio primo caffè. Caffè lungo, proprio grosso così, chilometrico. Ieri la webcam non voleva proprio faticare, non aveva proprio voglia. Ha detto non è cosa, frate, con tutto il bel sto no. Non aveva proprio voglia. Va bene. Prima mi prendo un po' di caffè e poi magari dopo che sposto un po' di roba, magari metto pure il serpente addosso, giusto per. Tanto non so, tanto il rosa è verso il femminile e invece se faccio rosso è maschile, quindi boy, don't know. Intanto c'è stato un calo di connessione, grande. Già l'ho visto, un calo di connessione brutto. Oddio, SpongeBob. Ciao SpongeBob. Quanto sei brutto SpongeBob? Oddio, vedo troppa gente. Aiuto. Qua partiamo malissimo, sono partiti. No. Vuole. Ciao. Maronna, che ansia. Ciao Mattia, rieccoti. Sopravviveremo? Sopravviveremo. No, non credo neanche un po'. Qualificati, bella. Allora, com'è il tempo da voi, ragazzi? Fa caldo, non caldo, fa freddo, sta piovendo? Domanda palesemente inutile, però chiedo lo stesso. Ecco Mattia, a te ti piace il piccante, a me no. Cioè, io come ho detto prima, andò, mi trovo nel posto peggiore dove vivere. Cioè, io adoro il freddo, stai in Calabria in luoghi più caldi. Adoro l'inverno e la neve, stai in Calabria e c'è solo sole, spiaggia e mare. Ti piace, mi piace i sapori delicati e stai in Calabria dove c'è solo piccante. Aspetta, mo te parlo io in spagnolo. Guarda quest'ombra che mi sta a rompere i corgiones. Io comprendo la mia situation, la mia situazione. Aiuto. Però, come dice il gran Bud Spencer, io sono napoletana, non italiana. Sono napoletana, sono due cose distinte. Gente cavola, cioè qualcosa. Aiuto. Palla. Palla. Morto, ok. Ah, cafesito, 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 cafesito. No, muto caliente, è insopportabile. Ah, e si contente. No, non te faccio contento, non me tiene. Non è cafezzito, questo è vero bulli. Extra buco. Extra. A parte che devo uscire. Extra. No, mucho. Mucho caliente. mo faccia pubblicità, mo metta a sponsorizzare cose. Caffè, praticamente, caffè. Basta, non dico che marca è. In realtà non lo so che marca è, un caffè, punto. Allora, Mattia, hai detto una cosa giusta, c'è solo un problema, c'è solo un problema. Con sto caldo non c'è stato neve, neanche in Sila, dove solitamente c'è la neve in inverno, non c'è stata, non è potuto manco fare la settimana bianca, quindi una tristezza di prima categoria che te non hai idea, mamma mia. Lo devo fare per forza, tanto va bene, lo faccio. Cafecito, mucho caliente. Ok, todos. Todos comprende la mia lingua. Antonio, sei una brutta persona.
Antonio, tu es bruto, brutto ombre. No, no, brutto, brutta persona, brutos, brutto, ombre poi, ombre, uomo, non persona, o ombre, ti ho detto uomo. Guarda che io comprendo l'espagnol. E mucho gracias, sì, mo sto parlando spagnolo, sì, buongiorno. Anzi. Sapete com'è divertente che mentre gioco, no, immaginate questa cosa, mentre gioco mi bussano gli ospiti e mi trovano così. Ok, e qua non si carica, bellissimo. Ecco qua. No, vabbè, devo andarli ad aprire, quindi no. Quindi tolgo tutto e vado lì ad aprire la porta. Che c'è? Quella cosa che volete. Che poi belle e buone. Allora, la maggior parte delle persone quando vengono stanno belli tranquilli, sanno dove andare, si riposano. E sono bellissimi. Gli ospiti sono arrivati ieri alle 11. 11 di sera. Io gli ho spiegato tutto, cosa c'è, cosa non c'è, cosa si può fare, cosa non si può fare. Bellissimo. Avete la lavatrice, potete, se volete, lavare la roba, farvi un caffè, cioè, la cucina. Sai cosa mi hanno risposto? La signora, la moglie. No, no, non ti preoccupare, non lo useremo, tanto non è che faremo qualcosa qui, non è che dobbiamo, non lo so, metterci a lavare, tanto staremo per 2 giorni. Cioè, praticamente già domani se ne vanno, in teoria, perché fanno 2 notti. Questa notte è già fatta, è la notte di oggi, quindi fino a lunedì mattina. E praticamente, no, no, tanto non laviamo niente. Ragazzi, stamattina mi sono svegliato, sono andato a lavarmi, mi sono lavato. Alle 7 mi sono affacciato al terrazzo, ho trovato tutta la roba loro già pronta, lavata, nello stendino. Sto coso sta girando a 360 gradi. E io ho detto va bene, ok, sì, mi fido, sì. Ottimo. Per fortuna, no, noi non usiamo la lavatrice, no, no, assolutamente no. Va bene. Fantastico, fantastico. Poi ho avuto... Poi che cosa ho avuto? Vabbè, poi è venuto un altro ospite con una, che ha quanto. Che poi mi ha raccontato la sua storia. A volte la gente ha. Secondo me sono persone disperate. A volte hanno voglia di raccontare le loro storie. Non mi chiedete il perché, o perché mi guarda e dico: guarda, sto, mi sei simpatico. Mi viene a voglia di raccontarti la mia esistenza, la mia vita sociale. E allora mi inizia a raccontare cose come del tipo: ah, ecco, noi siamo una coppia, però la signorina, la mia amica, no, mi viene a trovare. Vado, sono entrato. Mi sono salvato il culo. Mi viene più tardi, ha avuto problemi a venire, bla bla, ok. No, perché lei è della Puglia. Ah, della Puglia, vabbè, che no, e sai, ci stiamo frequentando. Ma che me frega a me, scusa! No, è che ci stiamo frequentando, e quindi sai, volevo portarla, farla vedere, sono già stato in Puglia, ora volevo portargli un posto tranquillo. Ho visto le recensioni, ciao Hello Kitty, ovvio, sparisci. Mi sono salvato, che culo. No, è stato tragicomico. Strike, due, buttati due, buttati due. No, è ancora più. Ok. No, ma io sono diventato un diario per le persone. Allora mi raccontano cose. E io, va bene, ok, raccontatemi, va bene, raccontatemi. Raccontatemi cose. Aspettate. Ecco, questo un po' più così. Piano, testa è così. Eccolo. Mettiamo più così, più stretto, ecco qua.
Mi racconta di sta cosa, della sua, del fatto che sta frequentando la tizia. Io, ok. Ma che me frega a me, però lo fa. Quindi, ok. Ok. Eh no, è stato bellissimo. Poi ha visto le recensioni, era contento che ha detto ha visto delle belle recensioni, cose varie. Quindi, ok. Sono contento, per carità, tutto rispetto, però. Però è bello, la gente si racconta e si sfoga. Un po' come è successo con anche questi qua, no? Che mi hanno preso in simpatia, perché io comunque come, ecco, diciamo, proprietario. No, cosa ho schivato? Come proprietario io mi devo un po' basare sull'esigenza delle persone, sul pubblico, un po' se che cosa vogliono, eccetera, eccetera. Che cacchio ha fatto? Che cacchio? Ma no! Che culo! Ma l'avete visto anche voi? Si è teletrasportato. Ma che problemi aveva? Connessione, presumo. Oh, ho distrutto l'albero di Natale! Il Grinch sarà contento di me. Mo' leggo un attimo, ragazzi. Ho visto una. No, dai, questa è proprio morte stupida. No, dai, che tristezza. Sono morto in maniera proprio stupida. No, dai, che tristezza. Madonna, hai visto di essere proprio. Vabbè, togliti un attimo. Togliti un attimo. Togliti un attimo. Ecco, sto un po' più comodo. Sto qua sudo. Allora, ah, peccato, sono morto male. Però ho resistito, dai. Allora, cosa mi state dicendo? Uè, ok, ciao Antonio, ci sentiamo dopo su WhatsApp. Intanto. Sì, non so che gli è successo a quello. È stato tragicomico. Onesto. All'improvviso, secondo me aveva problemi di connessione, perché era caduto. E poi è riapparso, poi è ricaduto, non si è capito niente. Tutto a posto, raga. Bene, e ho finito il caffè. Cazzo, con una cialda del genere starò ben a vita praticamente. Tu mettiti così. Ecco. Comunque, detto questo, quindi sì, la gente si sciala a raccontare della loro esistenza come va bene. Un po' come le mie amiche, uguale. Quando parlano con me, Paolo, mi devo sfogare! E mi raccontano cose. Che non me può fregare di meno, però me raccontano cose. Vabbè, sono una spugna, sono un diario. Mannaggia, devo farmi pagare per sta cosa. Vabbè, Mattia, si lavora. Nuove responsabilità, ce l'avevo già, soltanto che li dividevamo, ecco, mettiamola così, io e mio padre. Palesemente. Vabbè, pazienza, cose nostre. Mo' gestiamo la. Ma gestisco solo io. Che cazzo? Non ho capito. Non ho capito. Ma io credo che ho io un problema di connessione, perché non è fattibile la co. Oh, e dai, qualcosa. Finito? Andato. No, va bene così. Tanto mi diverto a sentire cose assurde delle persone. Bene, ora però, dopo questo match, come andrà, me lo tolgo. Mi dispiace. Che poi non è neanche tanto gonfio, anzi lo consiglio per i gonfiabili, ragazzi. Questo lo dico a chi ogni tanto ci sta a mare, cose varie. Non li gonfiate al massimo, si rompono più facilmente. Tenendoli invece a una certa. Ecco, così sono non troppo gonfi. Sono più resistenti. Un consiglio appassionato, lo dico un po' per chi tiene, ecco, puff, materassini, tutto quello che volete. Meno sono gonfi o comunque sono sull'80% di gonfi e io cado male.
Mizzica. No, questo proprio che tristezza. Boh. Vabbè. Tutta colpa tua. Rimettiti. Olè. Qui portare. Bene. Sto morendo al caldo. Ora sta bene. Bene. Usciamo, tanto abbiamo perso. Ho aspettato che... Ecco. Bene, comunque. Oggi faccio Fall Guys, quanto dura, e poi passiamo un po' anche a Snap, ragazzi. Che un po' adoro giocare a quel gioco di carte di Marvel. Non lo so, ma vediamo. O facciamo soltanto un'oretta. Anzi, vi dirò. Vi dico già in anticipo i prossimi live che potrei fare da solo. Disney. Dream Valley. Probabilmente. Forse ho tutta una live dedicata a Snaps, giusto per farci qualche partita. E poi non lo so, le altre live. Sto ancora pensando. Ah, Path of Titans, sicuro. E vabbè, Phasmophobia se tutto va bene con i ragazzi. Non lo so se con i ragazzi faremo anche King Beast. Comunque live di questo tipo lo faremo, quindi non c'è problema per quello. E staremo a vedere, insomma. Quindi, ma staremo a vedere che cosa porterò, insomma. Però, c'è pure da dire che è tanta roba. Sì, comunque cambiamo modalità dopo questa. E... che stavo pensando? So io qui mi dimentico. No, quindi questi saranno le live che farò sicuramente. Per ora, diciamo che ho avuto la fortuna che gli ospiti ci sono, non ci sono, stanno tranquilli, non mi devono chiamare, roba simile. Eh no, patch l'hanno già fatto, cioè hanno fatto quella della nuova mappa, il fatto della visuale notturna, no visuale notturna, dello stalker mod, cioè il fatto che puoi seguire con i predatori, come si chiamano, che puoi seguire le prede, vabbè, cosa che già ho visto, ma ripeto, Path of Titans ha molto supporto perché tiene le console, capito? A supporto del fatto che lo stesso il gioco, sì, il gioco è ole crocodillo, maledetto crocodillo, andata. Quindi le patch ci saranno, anzi avete visto che non stanno più introducendo dinosauri ma tutte dinamiche adesso, perché ci sono troppi questi dinosauri, ma ci sta. Invece The Isle sta migliorando passo passo e vedremo un po'. Per il momento facciamo live alla volta, vediamo un po'. Io dovrei ancora portare le live come quelle di Digio, che devo ancora finire. Veramente ho lasciato troppe cose indietro. Qualche gioco PS2, anche se sto interrompendo quelle cose della PS2 o PS1, proprio perché vorrei sperare che più poi vengano messe in maniera un po' più, ecco, legalizzate, ufficiali, ecco, in qualche sito, perché... in qualche piattaforma, perché non mi piace giocare con dei ROM in quel modo. I ROM no, assolutamente non mi piace. Cioè, per carità, se gioco per fatti miei è un conto invece, che poi ve li faccio vedere, perché sono sempre simulatori, per carità, però. Ecco, per esempio, sono stati annunciati Tomba, assolutamente cado male. Tomba e come si chiama? E Jax, ragazzi, Jax, io non vedo l'ora. Ragazzi, Jax, io non vedo l'ora di portare quei due giochi. Assolutamente, tanto esco per PC. Quindi, sia per PC, per Nintendo, per tutto. Quindi sono... ovviamente saranno delle remastered. E sarò molto curioso di vederli. Assolutamente di vederli. Io sto facendo i rimbalzi. Boing, boing, boing. Come non ci fosse un domani. Avete finito di farmi girare le scatole? Madonna, uno strike di persone là in fondo. Avete finito di sbalzarvi in aria come degli rincoglioniti? Via. Ho sbagliato. Volevo fare una cosa figa, ma è andata male. Ok, è andata. No, mi sono corretto con Rave, che ho detto ROM. I ROM.
Vabbè, i file scriptati dei giochi, intendo. Ecco perché poi non hanno bisogno di RAM. No, no, assolutamente no. I simulatori sono forse la cosa più sciofecca del mondo. L'unica differenza è che un conto che lo fa una piattaforma come PlayStation, Steam, Microsoft o Nintendo e cose varie, che giustamente li ripropongo tramite simulatori, cioè gente che lavora poi sui simulatori, pagati per riproporre vecchi titoli, per adattarli, farli funzionare, farli girare nelle nuove piattaforme. Un conto, i ROM che li trovi praticamente da ovunque, in maniera non tanto legale, ecco, è questa cosa che a me dà fastidio, perché io ripeto, per esempio, io ho il gioco Monster Rancher 1 e 2 che la Tecmo ha voluto riproporlo. Rimasterizzando la parentesi, non è vero mai perché è la stessa qualità identica. E vi assicuro che io tengo sia la ROM, quella là del simulatore PSX che ho su PC, che lo tengo pure in 2K e si vede da Dio, molto meglio rispetto alla versione che hanno riproposto in generale. Però ovviamente ho riportato la versione riapprovata dal team dalla casa vera e propria e non con la ROM. È naturale perché? Perché è più legale e poi l'ho ricomprato. Cioè, quel cavolo. Cioè, ragazzi, sono dei bei giochi. Cioè, che faccio? Ovvio che ci rispendo soldi. Voi avete qualche problema, però, eh? Aiuto. Io credo che laggo un poco io, comunque. Non vorrei lì, però. Credo che laggo un poco io. E sono morto male. Quindi capì? Questo è tutto qua, non di più e non di meno. Che ripeto, ci sta tutto. L'unica cosa che spero che li ripropongo quando l'hanno confermato i Jax. Madonna, non vedo l'ora. Non vedo l'ora, ragazzi. Spero che sarà pure in italiano. Perché Jax non è mai stato in italiano, per esempio. Magari con una remastered proporrebbe qualcosa in italiano. Una piccola. Boh, non credo, però. Sarebbe figo. Ah, ecco, quell'altro sta lì. Perché c'è. Ah, è caduto il pezzo, ok. Esatto, bravo quello, Mattia. Si chiamano così. Però, giustamente, un conto che me lo propone una casa sviluppatrice sbarra i simulatori, gente che ci lavora sul campo e vengono pagati per proporle alle piattaforme nuove, fresche, piuttosto è qui che costo comunque. Una decina, 15 euro, anche qualcosina in più, però vabbè, pazienza, devono camparci pure sopra. Piuttosto, ragazzi, di prenderlo, scaricarlo così e basta. Cioè, non mi piace. A parte che non c'è guadagno neanche molto, quindi. Cioè, allora, se scarichi, sì, probabilmente conto l'Oscar e il download. Poi non lo so come funziona, non mi sono mai interessato di queste cose. Quindi alzo le mani. Però è un argomento che mi piace toccare poco perché, ripeto, per esempio Final Fantasy IX l'ho riacquistato assolutamente quando mi hanno confermato la versione remastered su Steam. Assolutamente. La remastered di tanti altri giochi io li ho presi subito. Però se poi molti giochi PS1 e PS2 non me li riproponete, allora mi incazzo. Perché ovviamente molte cose sono belle perché non riproporle. È per questo che c'è stata ultimamente la discussione di salvaguardare i vecchi capitoli, i vecchi titoli. Perché, ragazzi, siamo onesti, molti siete più giovani di me. E, ragazzi, voi non lo ricorderete mai, ma ci stavano giochi per PS1 che erano un capolavori. O erano. Allora, ricordate che concetto capolavoro. Non esisteva il concetto di AAA, 2A. I giochi, quelli che uscivano, uscivano. Poi, I don't know, capito? È una cosa del tipo. Stiamo a vedere e basta, ok? Però niente di più, niente di meno. Però buona parte dei casi erano dei bei giochi. Mo' lasciamo stare che cosa, chi l'aveva fatti. Poi tramite noi diventavano dei capolavori. Tomba, che non era un chissà che giocone, ma tutti se lo sono ricordati, se lo ricordo perché era un capolavoro di gioco. Anche se è stato un, tra virgolette, un flop economico. La solito concetto, ragazzi, che sono titoli che non hanno successo in concetto economico, però tutti ce li ricordiamo perché erano dei bei giochi. Purtroppo in concetto economico, se non ci si guadagna troppo, ragazzi, è so flop.
punto, è un dato di fatto. Ragazzi, Guardiate la Galassia, che è un bel gioco attuale, molto bello, narrativo, non è stato un flop economicamente, non ci sarà mai il 2. Punto, punto, cioè è un dato di fatto. Quindi, un altro esempio, giochi vecchi, per esempio, è i giochi dei Looney Tunes, ragazzi, della Warner. Ragazzi, sapete quanti giochi dei Looney Tunes molti vogliamo? Bugs e Taz, Viaggio nel Tempo, quanto, che ne so, poi ci stava quello là di Bugs nel viaggio, nel viaggio, no, aspetta, Bugs e Taz in Viaggio nel Tempo. No, bloccati nel tempo. Bugs nel viaggio nel tempo. E poi avevamo pure ladro di pecore. Wolf, ladro di pecore, bellissimo. Che io non capivo perché lo chiamava Ralph. Ralph, no Wolf, Ralph. Perché io ho detto, ma scusa, ma quello non si chiama Willy il coyote? No, perché Ralph è una cosa, Willy il coyote è un altro. Perché è un coyote e quell'altro è un lupo che piglia le pecore. E io non lo sapevo, quindi non capivo la cosa. Però era spettacolare. Molti giochi, io ripeto, devono riproporli, punto. Perché è uno spreco. A mio avviso è uno spreco. Ok, magari non avranno quel grande successo che uno possa pensare, per carità, alze in mani. Però sono quei giochi che, se vengono riproposti alla nuova generazione, non alla vecchia, guardo delle cose nuove, a mio avviso. E vabbè, Mattia, io ti rispondo subito che con Tekken 3, vabbè, è inutile farli, perché con Tekken 7 la storia è sempre la stessa, l'aggiornano, la migliorano, però i personaggi sono sempre gli stessi. Resident Evil hanno già fatto il remake, Crash Bandicoot hanno fatto la remastered della trilogia, remastered, è proprio tutto un gioco nuovo. Final Fantasy 7 stanno facendo adesso la parte 2, deve uscire nel 2024. Metal Gear hanno confermato la Collection Edition da poco, quindi sono giochi che adesso, raga, onestamente, anzi, mo ci sarà proprio il remake di tutta la saga. Quindi questi io non li sto contando, questi, perché sono capolavori. Però tu mi stai menzionando capolavori. Io ti parlo di giochi che non sono dei capolavori, capito? Io ti parlo di giochi che non hanno avuto tutto quel grande successo, che però molti ce li ricordiamo bene, capito? Quello io ti parlo. Tutti ci ricordiamo di questi giochi. Però, per esempio, Silent Hill 2 finalmente fanno il remake alla buon'anima, per dire. Ma anche un cacchio di remake, a me non mi dispiaceva, di un gioco di Monster Ranger. Invece la Tecmo, per non rischiare, perché la Tecmo non è scema, ha detto col cavolo, per non rischiare preferisco mille volte fare dei... delle riproposte senza fare troppi impegni di lavoro. Un adattamento per le nuove console. Punto, finisce là. Sentiamo qual è un altro, Mattia. L'hanno fatto, Mattia, l'hanno fatto. Hanno fatto Spyro Remastered Trilogy. Tutte e tre i capitoli hanno fatto, tutte assieme, Mattia. Te lo puoi comprare su Steam, su PlayStation, su Nintendo Switch. Ce lo trovi adesso, tranquillamente, abbondantemente. Tutti e tre i capitoli. Capolavoro. Infatti non sto aspettando l'ora del quarto capitolo, che potrebbe introdurre, che sarebbe quello là, Dragonflyer, che è uscito una chiavica quando usciva il PS2, uno schifo di prima categoria, e magari lo vogliono riproporre meglio, perché comunque Spyro ha ben 5 capitoli. 5, ignoranti. Corriamo. Ok, è andata. Ok. Ah, ce l'hai fatta, bella. Ok. Dove vado? Sì, però io volevo spostare sto coso. Bravo. 24 dobbiamo iniziare. E quando lo facciamo? 24 è un casino. Devo giocare su un punto morto.
Aspetta. Vabbè, buongiorno. Allora, devo giocare tutto lì sopra. Ecco appunto, tutti là giocano. Ok. Ma dai, questa si chiama sfiga però. Poi. Aspetta, un attimo, molto di modo ti leggo un attimo. Allora, Spyro. Allora, Spyro, a parte che adesso faccio un po' una bastardina, ma mi sono stancato di stare appresso agli altri, quindi uno, bravo. Sì, gli altri stanno provando a prendere quello, ma siete dei rincoglioniti, io prendo... Ragazzi, se si prendono questi, secondo me sono una cosa migliore. Ah, è vero, perché noi siamo in squadra, giusto? È vero, me l'ho scordato, ecco perché sono 20. Allora... Sì, nel 2018, esatto, la remastered. No, il 4 e il 5 non li devono ancora fare. No, perché tu hai detto, infatti sopra. Perché tu hai detto Spyro 2, visto? Invece il 4. Il 4 e il 5, il 4 ci sta forse in fase di lavorazione. Come hanno fatto con... Guarda che Crash Bandicoot è la stessa casa che ha fatto Crash Bandicoot Trilogy, è la stessa... Cioè, è la stessa casa. E non si sa, cioè, mo sono in fase di lavoro. Adesso hanno lavorato su questa cosa online di Crash Bandicoot. Quindi credo che ci stanno a lavorare anche con calma. Anche per come si chiama? Per il 4. Perché il 4 sarebbe tanta roba, secondo me. Vabbè, non ti preoccupare. Un altro gioco interessante che secondo me potrebbe proporre è qualche gioco che non ha avuto molto successo e secondo me converrebbe riproporlo. Perché Jax non ha avuto successo, per esempio, ha fatto la trilogia ma è morta lì. Ok, c'è un problema qui. No, dai, non mi dire problemi di connessione però. No, cacchiarola. Vabbè, andata ragazzi. Dai, non ci credo, non ci credo, raga. Ma dai, perché? Sono sicuro io, perché io si sono svegliati. Non mi puoi fare sto scherzetto adesso. Mannaccia a te, però. Scusatemi ragazzi, scusatemi veramente perché sono sicuro che è crashato tutto, sono sicuro che ero crashato. Qua mi dice che la live comunque stavo ancora andando, voglio essere sicuro, ma non credo proprio perché è crashata alla grande. Ma la live è crashata quindi, fatemi vedere. E infatti è crashata alla grande. Che bello, come è crashata la grande, ragazzi. A me dà fastidio quando fa così, oh. E vi dico pure il perché è successo, perché ho ospiti. Ho ospiti. Tutto qua. Mo, mi dà fastidio perché mo, quella durava 47 minuti. Io volevo fare una live di un'ora, quindi avrei pure staccato a breve, però. Mi tocca fare parte 1. Eccolo qua, e qua Fall Guys. Che palle. Ragazzi, mi dà fastidio. Vabbè,
Che dire, è un vero peccato. Vabbè, sti cavoli, ragazzi, che ci vogliamo fare? E lo so che era crashata, è quello che mi dà fastidio. Ah, vabbè, ragazzi, che dire di più? Vabbè, questo. Quindi stavamo dicendo, niente, quindi non si sa quando si farà il quarto e il quinto, però ovviamente con calma, prima... Vabbè, a me dà fastidio perché eravamo arrivati in finale. Eravamo arrivati in finale con la squadra e peccato. Vabbè, è andata, ragazzi. Vabbè. Vabbè, non è una questione di replica, è una questione che sul canale del Viola viene visto come due live separate. Una di 48 minuti e un'altra, boh. Però, essendo che deve essere una live, non posso far, come posso dire, fare mo' un'interruzione di 20 minuti. È una live, quindi mo' faccio un'altra parte di registrazione. Vabbè, facciamo, tanto facciamo di Fall Guys e ciao. Vabbè, vuol dire che dureremo un po' di più, dureremo un po' di più. Vabbè, cosa significa? Significa che a sto punto... Dai, vieni in anticipo, dai. Sì, va bene così, dai. Dai, eccoci qua. Mettiti bene però, eh? Eccoci qua. No, lo so, parlavamo di PS1. Oh, un altro gioco vecchio, io quello dico, devono proporre giochi vecchi. Lara Croft, per esempio, a me non mi dispiacerebbe che ripropongono vecchi giochi di Lara Croft. Attenzione, mi sa che ci sono stati già delle remastered, non vorrei dirlo. Però delle riproposte vere e proprie, anche se Lara Croft sta soffrendo ultimamente come saga. Altri giochi sono molti da PS2 che secondo me devono essere rifatti. Per esempio, molti giochi io spererei tanto quelli di Star Wars, ragazzi. Tanti quelli di Star Wars, tutti ci sperano molto, eh. Anche se la vedo molto difficile, perché Star Wars funziona con la logica del tipo facciamo giochi che è inutile fare i capitoli dei film, di cui molti giochi sono basati sui film. Basta vedere uno dei giochi che tutti hanno amato, che è stato Star Wars Episodio 3, che è ovviamente un bel gioco. Solo che non ti faranno mai un remake del gioco di Star Wars Episodio 3. Mai. Quindi, quella è. Invece, però, possiamo dire, anzi, sai che faccio? Tanto, tanto vediamo. Guarda, mi metto così. Ecco qui. Allora, il fatto è questo. Sì, però perché mi apro 3.000 cose che non mi servono? Perché mi escono tutte queste cose? Ecco qui, no, mi sono uscite 3.000 cose. Sì, il 14 febbraio. Sì, infatti mi ricordavo Tomb Raider, per esempio, c'era già sta cosa, quindi a voglia fa. No, dipende dai giochi. Ci sta, per esempio, dei giochi. Per esempio, ecco, mi è piaciuto molto qui il gioco della Disney. Che hanno voluto riproporre. C'è un tizio che è appena caduto male. Hanno voluto riproporre dei vecchi classici facendo una collection edition. Io li adoro queste cose. Infatti, devo ancora comprarmi quella collection edition di giochi molto classici, di cui alcuni li conosco benissimo, che non mi dispiacerebbe riportarli sul canale. Sì, giochi di infanzia, ragazzi. Uno dei giochi che io vorrei tanto che lo riportassero. Ok, è difficilissimo, eh. È quel gioco bastardo che ha trollato e secondo me ha pagato pure una bella multa a Nintendo perché fece quella cosa proponendo il gioco di Pokémon per PS1 Rocket Shoot Rocket o una cosa del genere o Rabbit Shocket. Praticamente eri un cacchio di coniglio principe che perde la memoria e praticamente è tragicomica perché hai l'amico che si chiama Hunter, che era una volpe che andava a caccia. Cercava la ladra. Poi c'era Cappuccetto Rosso perché era una cosa tipo fiabe ovunque, cioè mischia un po' di cose. Ed era estremamente geniale. Intanto vi rimetto la mia qui di nuovo, perché abbiamo vinto tanto. Ecco qui, l'abbiamo vinta, qualificati. E è stato tragicomico perché ha fregato tutti. Perché le sue cove, la sua cove che aveva fatto per bastardaggine, era a tema Pokémon. Non mo scordo mai perché
Ovviamente uno mi dirà, uno più grande di me, infatti mi disse stesso il mio amico Norman: "Ah Paolo, vedi, tu che cacchio te lo sei comprato a fare quel gioco di Pokémon se è solo per Nintendo?" Io ti faccio un applauso, caro Norman, ti voglio bene, ma tu sei più grosso di me. Tu sai il marketing, io non lo sapevo. E poi mi parli di me, che avevo sì o no 6 anni, che non andavo a comprare i videogiochi, ma era mio padre che me li comprava per la PlayStation. Quindi mio padre, che cacchio ne può sapere che la Nintendo ha solo Pokémon? E mio padre, giustamente conoscendo che io ero fan di Pokémon, non andava a prendere un Pokémon che era per PlayStation, per la piattaforma che mi aveva comprato, è ovvio. Quindi a me fa ridere a volte certe frasi come del tipo: vabbè, ma che te l'hai comprato a fare? Non l'ho comprato io, me l'hanno dato, me l'ha comprato mio padre, perché giustamente lui che cacchio ne sa che la Nintendo ha un'esclusiva Pokémon? Cioè, è quello il concetto. Se tu non ci vivi o non ti fai un mondo, una conoscenza, una cultura su queste cose, è naturale che non le sai, è naturale. Poi ovvio che poi comunque alla fin fine ho scoperto che molta della mia generazione sono stati fottuti da sta cosa. Quel gioco era particolare perché? Perché semplicemente tu in una console tu dovevi usare. È un gioco che era molto stile arcade. Mi spiego? Oh mio Dio, non posso farlo. Adesso sì. No! Madonna, come mi hanno menato. No. Non è facile. Ah, motherfucker. E praticamente, che cosa aveva di particolare, raga? Ora vediamo se ce la facciamo. Che aveva di particolare? La particolarità di quel gioco è che tu dovevi muovere l'analogico e premere solo X. E uno dice: perché? È perché dovevi muovere un coso da shooter per sparare ai nemici. Scomodissimo, però mi piacque, come a molti piacque questa cosa. Comunque l'abbiamo persa comunque. Cazzo, questo sta poi in partenza, vabbè. Sì, lo sto vedendo, però vabbè. E quindi per me è stato un gioco maledetto, ma allo stesso tempo poi lo finì, perché era bello. Era bello. Ok, secondo me è andato in bancarotta perché dopo che ha avuto fotte a Nintendo, in senso della parola, ha preso una bella multa salatissima per il marketing, perché onesto, ha approfittato di un brand per Ok, abbiamo perso intanto. Ah, ok, non sono riuscito a uscire, bellissima sta cosa. E quindi veramente è una cosa brutta. Onesto. Credo che c'è stata la signora che si è affacciata al balcone. Essendo che ho la finestra aperta, secondo me ha visto quel serpente. E quella cosa del tipo nope. Guarda, sono sicuro perché ho visto qualcuno entrare immediatamente dentro. Bellissimo. No, vabbè, bellissimo, raga. Morto. Benissimo, ragazzi. Eccoci qua. Allora, che dici, vuoi toglierti? Sì, bene, aspettate. Allora, forse è meglio un po' più così, eh? Meglio. Allora, che stavamo dicendo? Nerina. Vuoi venire? Ragazzi, faccio vedere Nerina nel frattempo. Vieni qua, Nerina, ti apro qua, guarda. Solo un secondo, ragazzi, che... Ragazzi, ecco qua, Nerina. Dai, vieni qua. Bravo. Stai là. Sì, lei non vuole disturbare, capite? Quindi mi guarda e non sa cosa fare. Brava Neri. Allora, detto questo,
Certo che non farà, spero che non farà danni. Torniamo a noi. Allora, speriamo di vincerla. Peccato, era crashato tutto, è crashato. Ma l'unica cosa, dovrei vedere quanto sta durando la live, perché almeno un 40 minuti deve durare anche questo, sennò che cavolo. No, comunque ripeto, giochi classici ne sono tantissimi. PS1 e PS2. Pure molti giochi a tema Marvel, molti giochi a tema Star Wars, molti giochi anche non necessariamente con un certo brand importante. Però ci può stare che posso riproporre, raga. Remastered, rifacimenti, riadattamenti. Non ci vuole niente, secondo me. Forse la cosa più stupida è spendere un po' di soldi in più per farli vedere, per tenerseli a cose varie. Quindi ecco che io dico, non ci vuole niente a certe case di, capì? Di prenderli in considerazione e dire, vabbè, cerchiamo di farli rinascere un po' sti brand. Certo, non dico di fare il remake come hanno fatto con, assolutamente, con come si chiama? Con, ok. No, aia, la botta. Perché ovviamente non parlo di fare remake, perché i remake sono comunque più costosi e quindi è naturale che chi è che era prima? Ah, quasi. Andata. Quindi ribadisco, non è che ora con il remake, fratello, vabbè, lui non sa giocare, raga. Abbiamo trovato quello che non sa giocare, raga. Ma è strano che non lo capisce. Cioè, si vede dalle frecce. Alcuni non capisco come si gioca. È tragicomica la cosa. Qual era uno dei giochi classici per PS1? Aspetta, ve lo dico subito qualcuno. Solo un secondo. Google. Sì, perché. Solo un secondo, perché metto PS1 perché ovviamente. Rayman, per esempio, un bel Rayman, un bel. Giochi della Disney vecchi ci sta. Mamma mia, Bug's Life, ragazzi, è vero. Monster & Co. Ecco, Medieval, ragazzi, Medieval, mi avete fatto quella remaster del cavolo. Per carità, tutto bello, però potevate migliorare il gameplay, cioè rifare un riadattamento alle nuove dinamiche, perché comunque senza una nuova dinamica, ragazzi, è invecchiato male Medieval. E infatti non ha avuto molto successo. È un gioco che ha attirato molti vecchi, diciamo, ecco, io. Quelli là un po', ecco, fosse lì come me e tanta altra gente, ma nello stesso tempo, ragazzi, è stato pesantino. No, allora mi ero tuffato male. L'avevo visto che mi sono tuffato male. Ecco, grande. Ma chi è che. Allora, mi spiegate perché siamo sempre in tre o c'è sempre qualcuno che manca? Poi vediamo qualche altro gioco interessante che erano particolari. Vabbè, c'è cioè, chi vuole essere milionario. Sì, ce l'avevamo, non mi chiedo neanche il perché. La Kage 102. Assolutamente non lo ricordo. Ah, eccolo. Ragazzi, eccolo qui. Non so se si vede, ve lo faccio vedere. Colui che ha trollato tutta una generazione. Tutta una generazione, non so se si vede. Ma si vede in lontano, ecco, da vicino, vedete Pokémon? Ecco, il rosso. Ash Ketchum e mostra Mr. Mime e tutto il resto. In realtà, ragazzi, era un fake. E tomba.
No, cioè, stanno giochi. Ovviamente tutti stanno aspettando Dino Crisis, ragazzi. Ma Dino Crisis, ragazzi, si parlerà dopo che finiranno con Resident Evil. Già ve lo dico. Già ve lo dico. Non credo che ti conviene provocarmi. Sì, quello con gli occhialini non mi piace. Eccoci qua. Siete in troppi, ragazzi. Vediamo un po', ragazzi. Scusate che sono molto concentrato. Ah, se con così da domanda se farò un'altra live con i gonfiabili, non lo so. Se fa troppo caldo, non lo so. Però sicuramente sostituirò il serpente con una ciambella o con qualcos'altro. Giusto perché siamo a tema estate, però, solo per quello. Solo quel cavolo. Uno dice, perché ce l'hai gonfio? Ce l'ho di là perché le mie cuginette lo adorano. Solo per questo, in estate lo gonfio solo per loro. Onesto. Sì, se con così sta facendo qualche domanda, è per quello. Ok. Poi avevamo come altro gioco. Ah, un altro gioco che io vorrei Ah, che si sta parlando moltissimo, è vero. Sentivo casini. Intanto la mia gatta sta qui. Allora. Sapete qual è il gioco che stanno parlando di fare una remastered che ci stanno lavorando? Croc. Ragazzi, sì, Croc, avete capito bene, Croc. Aspetta che vuole scendere la mia gatta. Sei una moneta. Scendi, scendi. Cavolo, Nerina. Non era il momento. Aspettate, ragazzi, dimmi tu. Ah, brava Nerina. No, cavolo. Ci ho resistito. Ci ho provato. Bella Nelly. Allora. Siamo tutti con te, quindi. Allora. Che stavamo dicendo? Sì. Un attimo. Vieni qua tu. Madonna ragazzi, il nostro amico pinguino sta facendo, pizzica. Siamo arrivati al secondo posto, sul serio? Allora, pom, se sentite rumori molesti, è questo. Allora, poi c'era Croc e poi un altro gioco bellissimo, cacchio, me l'avevo scordato. Voi non avete idea. Era. Sì, Croc. Madonna, era un altro gioco che mi era venuto in mente. Poi mi sono distratto con Nerina. Vabbè, non ti preoccupare. Allora. Qual era? Madonna, c'era un altro gioco che mo ricordo, però non mi viene in mente. Forse. Ah, ecco, un reboot di Alien Trilogy che non mi dispiacerebbe affatto. Ma c'era uno che era un troll. Dov'era? Valla a ricordare.
No, c'era un gioco proprio con un troll che non mi ricordo. Aspetta, forse l'ho trovato. Ah, eccolo qua. Ugo? Ti chiamavi Ugo? Dimmi di sì. No, non mi ricordo. Vabbè. Vabbè, dopo ragazzi, devo giocare. Siamo in quasi in finale. Ok, allora avevo fatto bene. Oh, avevo fatto bene. Dai, è andata. Bravo. Aspetta, ho sbagliato io. Uno, due, togli questo. Vai, vai, vai. Bella. Sì, esatto, Croc lo stanno facendo un remake di Croc. Infatti quando è stato annunciato, sapete che ho sentito da molti youtuber? E questa cosa mi ha dato molto, molto fastidio. Vabbè, potevano anche risparmiarsi, è inutile che si mettevano a fare un remake di Croc. Non è che abbia tanto successo. E poi dopo si lamenta la gente che dicono, vabbè, c'è l'allarme dei giochi, dei prodotti che devono essere conservati, eccetera, eccetera. Ma se poi sento gente che mi viene a dire: ma perché hanno fatto sto remake? Cioè, vedete che va in contraddizione alcune cose ogni tanto? Non lo capisco. Boh, I don't know. Onesto. Comunque, io sono sicuro che prima c'era la signora affacciata al balcone, vicino alla finestra mia. E praticamente, quando mi ha visto con questo coso addosso, quel serpente, ha detto: che cosa sta facendo? Niente di osceno, signora. Niente di osceno. Sto solo facendo una live. Bene, intanto abbiamo vinto. Like the boss. E siamo in finale. Quanto sta durando sta live, ragazzi? Qualcuno può vedere? Sì, certo che lo può vedere. Si apre qua e lo vediamo. Quanto sta durando la live per il momento? Attualmente quanto sta durando? Ve lo dico subito. Siamo pure in finale, quindi devo muovermi. Vabbè, ancora una mezz'ora, 20 minuti, ok. 24. Vediamo di vincere, ragazzi. Se la vinciamo, like la boss. Se la perdiamo, faccia solo figure a me. Figure a me, figure a me. Vabbè, la smetto. Siamo in 3, 3 contro 4 e stiamo campando ancora. Se la vinciamo, like la boss. Ok, uno è andato. No, non è vero. No! Merda! L'ho visto cadere male. Muovi frego. Ciao.
Ragazzi, guarda che io so giocare. Non avete ancora capito con chi avete a che fare voi due. So perché è una ciambella, questo non vuol dire che non sono. Che sono. Sono goffo. Ok, è morto uno. Sei rimasto da solo, eh? Merdina. Culo. Vittoria! No! Mi sono suicidato! Mi sono suicidato! No, mi sono suicidato! No, mi sono suicidato! No, guarda. Che figura in me. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Questo è bello, però mi sono suicidato, cioè merito proprio uno strangolamento proprio. Guarda! Guarda che bello! Be bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Mamma mia. Oh, è andata di lusso. E l'abbiamo vinta in 3 contro 4 da soli. Like da boss proprio. Comunque mi sono suicidato come un cretino, eh. Ho fatto delle. Guarda, me la sono cantata da solo. Ah, tu, voi non mi batterete mai perché sono molto forte. E cado da solo. Com'è possibile? Non lo so. È bellissima sta cosa. Non mi ricordo se quello là scorrimento che è uscito da poco era un remake di uno dei giochi che hanno proposto. Che hanno proposto tempo fa, non lo so, non lo so. Questo non ti so dire. Però ti posso dire che potrebbe essere un remake. Non ti assicuro. A volte sono dei giochi che sono dei remake, però non te lo ricordi manco. Sì, perché alcuni non hanno proprio dei nomi così tanto famosi. Per esempio, io vorrei un remake di Digimon World 2. Ovviamente, già il fatto che hanno fatto quel Last Order di Digimon World, Last Order, cioè, scusatemi, sì, Next Order, scusatemi, sarebbe un continuo sbarra reboot del primo capitolo di Digimon World 1. Il 2 lo prenderei volentieri. Quello di sicuro, perché adoro i combattimenti a turno, raga. Assolutamente li adoro. Quindi, boh, alzo le mani. Cacchio, raga. Ah, a proposito, ci saranno eventi estivi, quindi sappiate che porterò qualche gioco a tema estivo. Non credo che starò quel gonfiabile, non lo so, staremo a vedere. Può essere pure di sì, alzo le mani. Aia la botta. Però, però sarà Disney Dream Valley, perché c'è un evento estivo. Quindi aspettatevi sicuramente qualcosa. Poi, che altra cosa che stavo pensando? Sapete cosa posso proporre come remake? Sarebbe una figata assurda. Doom 3, ragazzi. Avete capito bene? Doom 3. Doom 3 sarebbe una figata in versione remake. Doom 3 è uno di quei giochi che ha messo ansia a molta gente. A molta gente, non tutti l'hanno finito. E riproporlo remake, secondo me, sarebbe un capolavoro. Un altro gioco è Starship Troopers, ragazzi. C'è l'unico gioco su Starship Troopers su PC che uscì. Non l'hanno più aggiornato, non ne hanno fatto più nulla. Ok, mo ci sarà un mo uscirà uno cooperativo, per carità. Spara tutto, però sarebbe figo un remake proprio di quel gioco là, spara tutto classico che hanno fatto. Vabbè, Doom ormai hanno fatto Eterna, hanno fatto tanti tipi, però Doom 3 proprio è unico del suo genere. È proprio un horror splatter semi-survival, ma è una figata. Veramente una figata. Pure tutto in italiano, era con le scritte in italiano. Ragazzi, capolavoro. Lo pretendo. Ok, hanno fatto una reversione riadattata in HD, per carità. Quindi teoricamente ci hanno già lavorato sopra. Però sarebbe figo proprio un remake, raga. A mio avviso, un remake sarebbe il colmo. Il bello del bello. Era meglio del meglio, voglio. Comunque la perdiamo, siamo troppo indietro. Guardate quanti ne siamo indietro. Cioè, devo sperare che tutti sbattono. No, andiamo tutti dritti. No, forse li ho superati. No.
Madonna, ragazzi, siete in troppi. No, ho persa. Ci ho sperato. Vabbè. Vabbè, ragazzi. Tanto ormai qua abbiamo fatto le missioni giornaliere. Bene. Metto la normale così, eccomi così, mi vedete bello nella mia, la mia più grande bellezza. E adesso facciamo un po' di Marvel Snap. Così modifico il titolo. Ecco, come mi piace troppo stare così. Guarda, è comodo perché tu lo usi come appoggiale per le braccia. Niente comodo. Ma il problema è portarlo di nuovo in salotto. Allora, eccoci qua. Situazione. Non abbiamo missioni. Infatti, ora faccio così. Pom. Oh, eccolo qui. Ora possiamo usare qualche missioncina, dai. Allora, situazione di carte. Ora ve le faccio vedere. Oh. Ok. Posso dire che sono messo veramente bene. Oh, la carta principale che comunque, guardate quanto le ho potenziate. Quindi, beh, come le potenziate? Sempre, questa è la base, che è arrivata al massimo. E poi abbiamo la versione questa qui, che è l'evoluzione, che è quasi è il massimo. Attenzione! Ora io non so se lo porto al massimo, questo significa che sarà, se ci sarà un'altra evoluzione per la carta. No, è anche su PC. Ce l'ho. Grim Fandango è per tutte le piattaforme. È una bella remastered. Non è un remake, è una remastered. Puoi giocare sia la versione riadattata remastered sia non. Nella modalità, molto bello. Poi hanno mantenuto tutto il doppiaggio originale, tutto il resto. Quindi è solo un lavoro estetico. Niente di più, niente di meno. Oddio. Perché mi sono tolto... Vabbè, mettiamo te, dai. Scusami, perché mi hai... Scusami, perché mi hai tolto coso? Per energia, scusami. Perché mi hai tolto coso? Ah, puoi scegliere, giusto, aggiungi al mazzo. Oh, ma che problemi avete? Aggiungi al mazzo. Ok. No, perché io volevo vedere le, vi volevo far vedere le carte. Vi volevo far vedere. Allora, le carte che ho è questa. Intanto così giochiamo. Vedete un po' la situazione. Sono potenziate abbastanza bene. Questa deve ancora Deadpool arrivare al massimo. Cioè, in realtà è quasi arrivata al massimo. Anche lei. Beh, l'abbiamo visto, lei l'abbiamo vista. Lui è figo. Ci sono belle carte. Ho delle belle carte, ragazzi. È impossibile. Grim Fandango era esclusivamente PC. Era un punto e clicca. Quindi, boh. Eccolo qui. Guarda quante belle carte che ho. Le ho potenziate pure un bel po', ok, andiamo e giochiamo. Assalto. Ah, forse intendi come trailer, probabile. Come trailer ci può stare. Mai dire mai, come trailer ci può stare. Poi boh, alzo le mani. Boom. Si sente il gioco più o meno.
Qua si deve alzare un po', ragazzi, che il volume è molto basso. Eccolo qua. Sì, è molto basso il volume. Oh, ah, figo, più qua, bellissimo. Questo non la voglio usare qui adesso. Ovviamente la distrugge. Sì, mo leggo tutto, ragazzi. Mi ha reato una notifica. Ehi, non me l'aspettavo. Ok. Devo giocare tutto sull'assalto, raga. E, non lo so, io tipo sto. Avete rotto il cacchio con quel coso, eh? Mi hai rotto niente le scatole. Posso dire che mi hai rotto le scatole? Bravo. Questo non ci voleva. Ancora. Sei un po' una rottura di scatole, sei bravo. Sei molto bravo, ti faccio i miei complimenti. Ora tocca a me. Ecco, così impari, così mi lasci un attimo in pace, sorella. Fratello. Ok, vediamo un po' se così riesco a fare qualcosa. Non è facile, eh? L'abbiamo persa comunque. Peccato. Intanto faccio una cosa, intanto. Vabbè. Quella è fortissima, abbiamo perso. È stato bravo, non glielo nego. Purtroppo è stato bravo, raga. È stato bravo, non posso dirgli nulla. Ok. Poi cosa abbiamo qui? Continuiamo. Sì, intanto dato che sto modificando alcune cose. Ah, perfetto. Continuiamo. Sì, un attimo che volevo fare una cosa, ragazzi. Io ancora devo capire come si fa gli streaming con Twitch, purtroppo. Cioè, allora, so un'idea, ho capito come, però è un casino. Vorrei solo modificare un attimo una cosuccia. Ok, niente, non posso fare nulla. Snap. Mando la freccettina. Ok. Ok, ora vediamo un po' cosa posso fare. Niente, devo fare mizzica. No, mi ha fregato. Senti, tu vai qua. Tieni. Mi ha fregato un po' alla grande, onesto, onesto. Cavolo, è bruttissima sta cosa. Molto scomodo. Sto cercando di riflettere il cosa fare. Non è facile quello che devo fare, capito?
È che mi sta fregando con qualcosa di distruttivo. Quando si tratta di qualcosa che distrugge, sono fottuto. Cioè, proprio non c'è niente da fare. Vediamo così, raga. Più di questo non posso fare nulla. Ok. 5. Dai, persa la grande. Persa, peccato. Non sapevo come andare. Ah no, sono stupido. Potevo spostare lui. È vero, posso spost potevo spostarlo. Però sapete che non sapevo se mi conveniva o meno. Potremmo cambiare modalità di carte. Dai, andiamo con il Demolisher. Perché c'è Demolitore, raga. Ora vedrete come menamo. Aia. Già cominciamo bene. Ok. Non mi piace sta cosa. Vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa su. Così impari, merdina. Mi era di lusso perché teoricamente non ho potuto fare proprio nulla. E te la butto proprio qui in mezzo. Grazie. Quel personaggio è buono. Però se lo fai in maniera molto randomica e non hai le carte buone, ti frega. Ok. Bravo, ti sei tolto un pensiero. Complimenti. Ok, io posso fare una bastardata e tu no. Guardate. Lui ha fatto danni qua, eh. Comunque si è fatto un casino da solo, eh. Se non ha una carta così potente a metterla lì. Ok, perché fa tutto sto casino? Vabbè, tanto non l'avrei usato. Per ora. Perché siamo all'ultimo turno, capito? Potrei giocare sul no. Quello mi salva, capito? Mi salva pure questo, però mi salva pure questo. Teoricamente, però. No, nessuna. Ok, forse mi salvo. Guardate, faccio una strage di deficienti, guardate. Pommete. Non aveva un buon deck, ragazzi. Non aveva un buon deck. Non aveva un buon deck per niente. Mi sono salvato. Vabbè, salvato, mi ero già fatto abbastanza ignorante il potenziamento. Beh, mi è girato male però il deck, eh. Posso dire che un po' mi è girato male, perché io ba mi baso sulla distruzione, se non ho già le carte da distruggere all'inizio, senza avere neanche quella carta che distrugge, me frega. Vabbè. Allora, le carte che costano uno non posso. No, non ce le ho. Quindi tutto a posto, tutto a posto. Ok.
Ok. Basta con quel ninja del cavolo, mi sono rotto il cappio. Allora, se io vado con questo, vado qua. Ho una genialata del male, lo sapete? Ah, l'aveva già praticato qui, lo stava già pensando, bravo. Ok. Allora, tu vai qua. Devo giocare un po' di astuzia. L'angoterrazzo è da lavorarci un po' perché diciamo che devo sistemare un po' di cose. Scusa se ti ho risposto ora, ma no, per il momento niente. No, l'angoterrazzo è un po' inguaiato. Lo devo risistemare un po'. Ok, ora guardate cosa combino. Sì, perché vedete Nova, ma io Nova non l'ho messa qui Nova. È vero, devo sostituire Nova. Tolgo Kazar, infatti che cacchio ce l'ho Kazar qui, non mi serve Kazar. Devo togliere e mettere Nova, perché Nova mi dà energia a tutti i personaggi quando lo distruggo, è vero. È vero, è vero, guarda quanto sono stupido io. Anche lui ce l'ha la versione distruttiva, eh. Solo che c'è un problema, che la mia versione distruttiva è più organizzata della tua. Madonna, me la sto stringendo di più questo. No, vabbè, sto scherzando. Allora, like the boss. Vabbè, non te puoi ritirare così. So perché stai perdendo. Ecco, questi non li sopporto. Devo fare una cazzo di punizione per sta gente. Che quitta all'ultimo perché così non perde troppi punti. Deve essere segnalati. O quando lo fanno gli arriva una multa di 5 minuti di attesa per giocare. E per forza. E che cavolo. Diventa insopportabile, ragazzi. Ok, posso migliorare questo. Posso migliorare un sacco di roba. Miglioriamo lei. Mi dà fastidio quando fanno così. Non accetto di perdere. Intanto robe. Oh, robe ancora. Allora, andiamo sul nostro deck demolizione. Non defense. Demolizione. Allora, togliamo di mezzo. Infatti non ce l'abbiamo. Chi è che dobbiamo togliere di mezzo? Sai che tolgo te. E ti mettiamo Nova. Voglio no, però voglio Nova quello ignorante. Dove sta Nova? Quello bello perché mi piace quella skin che gli ho messa a Nova. Se lo trovo, magari sarebbe una cosa figa. Se lo trovo, se non lo trovo, sti cavoli. No, quel cavolo mi serve. Allora, considera. Aspetta. Scusa, mo stavo leggendo. Paolo, ho sentito che nel dicembre 2015 uscirà il nuovo film Star Wars con. Non lo so. Si parla di un nuovo Star Wars, ma si sta parlando per il momento di videogiochi. Non si sa niente di quello che mi hai appena detto. Cioè, girano voci, però non c'entrano. Ma sono voci molto infondate. 2025 si sarebbe saputo già qualcosa. No, infatti, non è ancora sicuro, non si sa niente, infatti, di questo ipotetico film di Star Wars. Ok. Vedete? Green Goblin è comodo, ma secondo me devo togliere anche Green Goblin qua. Vedete? Perché ho un buon deck, però il Green Goblin ancora, anche lui devo togliere. Secondo me devo lasciare l'angelo. Mo mettiamo. Beh, più uno di forza. Ok. Ho paura che anche lui farà il gioco deck da sono sicuro. Non lo sento.
lui è comodo fino a un certo punto, però. Faccio una bastardata. Ho fatto una mezza cazzata. Però è anche buono, guardate. Perché me ne ripete per 4, quindi 1, 2, 3. Ok, io ne rimarrò con un 3 in meno, lo ammetto, lo ammetto. Infatti non ci crede neanche lui. Che cosa hai combinato? Che cosa hai fatto? Cioè, in testa sua, cosa hai fatto? Ho fatto una bastardata, ora vedrai. Bravo, hai fatto una cosa molto giusta. Molto bravo, come è giusto che sia. Oh, bello. Ok, zero. Ma quella era Deadpool, giusto? Ok. No, aspetta. Perfetto. Vediamo se adesso usa un po' di strategia. No, è. Ah, Cybertooth. Ok, ma no, hai usato Venom. Che coglioni, complimenti. Non me l'aspettavo. Però mi stai facilitando con Death la morte. Bravo, ma complimenti davvero su questa strategia. Ottima strategia. Gli faccio solo i miei complimenti su sta cosa. Non glielo posso negare. Allora. Like the boss. Ok, sei andato là. Ok. Adesso ci divertiamo. La connessione è andata a quel paese. Odio quando la connessione stava per andare a quel paese. Si è ristabilizzata all'ultima. No, almeno questa strategia deve andare bene. Non mi fate arrabbiare. Sì, ho visto la connessione che mi ha mandato a quel paese. Mi ha fregato. Ottima strategia, perché quel 27 mi ha fregata la grande. Vedete, ci sta questa carta che è cruel, che è fantastica. Questa la devo mettere qui nel deck di eliminazione, cioè di distruzione. È un ottimo deck. E che dire? È tanta roba. Vediamo, potremmo fare l'ultima partita. Sì. Dai, ci proviamo a fare l'ultima partita, dai. Se non mi crasha, posso fare l'ultima partita. Sì, dai. Però, questo lo togliamo. Vuoi salutare? Un abbraccio avvolgente. Togliti che dopo ti devo posare l'attimo, lo rimetto a posto. Parlando di quelle stellari, vi faccio vedere una cosa bella. È il manga di Mandalorian, volume 1. Troppo bello, raga. Sì, avete capito bene, è il manga di Mandalorian. No, ogni tanto crama, perché ho ospiti, raga. È normale. Comunque questo è l'anime di Mandalorian. Questo è il primo volume, è il primo capitolo, proprio il primo episodio della prima stagione. Sto aspettando. Ok, sto aspettando, raga, che arriva le prossime puntate, cioè i prossimi volumi, me lo faccio tutto. Bene. Ci faccio l'ultima partita, stacchiamo qui, ragazzi. Sì, me lo sono dovuto un attimo togliere, ragazzi, che stavo morendo.
Comunque, per il resto, ragazzi, questo gioco comunque è una bella droghetta. È un po' una droga. Cioè, sto gioco è fatto bene, si fa veloce. L'unica cosa che mi dispiace è che quittano subito quando capiscono di aver sbagliato, di fallire. Quello che non sopporto. È tanto bello che poi è. Quello che l'ha adattato è Yusuke Osawa. E so che ha fatto tanta bella roba. Sì, il news della domenica oggi uscirà dedicato al. Aspettate. Uscirà, come si chiama? Una parte. Ah! Un avviso sul news della domenica. Chi vedrà prima questa live prima di vedere il news della domenica sul canale YouTube. C'è un problema di microfono. Ho scoperto che hanno fatto. C'è stata una patch di aggiornamento di Windows. E ovviamente Windows non poteva darmi problemi. E praticamente mi ha settato il microfono che io solitamente imposto. E brutta cosa, ragazzi, è successo che. È successo che ho scoperto la cosa più triste di questo mondo: che il mio microfono non è buono perché è quello là della webcam e non quello che io solitamente imposto. Quindi, una sfiga di prima categoria. E quindi si sente un po' maluccio, purtroppo. Ci sono poi un po' bel po' di tagli. Ah, Mattia, ci sta un momento per te nelle news della domenica. Quindi preparate. Già ti avviso. Ok. Quindi preparati che c'è una cosa simpatica per te. Ovvero, quel giorno mi state tartassando tutti i messaggi. Con tutto il bene di sto mondo, dovete stare calmi. Porca miseria, calmi. No, merda, m'ha fregata all'ultimo. Mi ha fregato all'ultimo. No, io non sapevo se l'ho spostata. Là la roba. Guarda la fregatura. Vabbè, ragazzi, è andata. È andata. Peccato davvero. Vabbè. Va bene, ragazzi, basta così. Abbiamo fatto abbastanza. Anzi, questa live è stata pure simpatica anche. Non ti preoccupare, però mamma mia, mi avete tartassato tutti. Cioè, manco posso fare una live in santa pace, che mi avete mandato 3.000 messaggi. Lo so, stavi guardando, hai visto il video di The Last of Us, parte 2. Lo so, lo so. Ah, mamma mia. No, ma perché altro tutti mi hanno tartassato mandando messaggi. Oh, non posso fare una live in pace. O una live, o un video, o un vlog. No, o mi contattate e mandate messaggi, o mi interrompono gli ospiti, o mi chiamate le polizie, o arriva mia madre. Cioè, porca miseria, io vi voglio bene, però, cavolo. Mamma mia, vabbè. Detto questo, io vi saluto. Spero che vi è piaciuta questa live. È durato, anzi, purtroppo si è tagliato in due parti. Però pazienza, uno, sono tutti e due a tema estivo, dai. Abbiamo giocato sia a Fall Guys, sia qui a Snap, e dall'altra parte sono Fall Guys. Però dai, mi sto divertendo, dai, vi saluto. Qui del 38, guarda, vi saluto col serpente, qui del 38. Al prossimo video, eccolo qui. Passo e chiudo. No, così. Passo e chiudo. Bella raga. Al prossima live. Riesco a chiudere? No, riesco a chiudere. Invece sì. Bene.